Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo dell'indagine preliminare Prisma che ha avuto luogo oggi, 27 marzo. Ragazzi, proprio prima di partire, se avete visto che un paio di giorni sono mancato, ma non è che sono sparito, ma che ho avuto da fare molto al lavoro al ristorante, e quindi ho avuto molto lavoro e non ho potuto fare video, ma non per questo sono sparito. Quindi ragazzi, oggi torno e vi porto altri video. Quindi ragazzi, supportatemi, condividete i miei video, commentate, mettete dei like e aiutatemi a far crescere il canale, ragazzi. Quindi ragazzi, partiamo. Oggi, come dicevo, c'è stata questa indagine preliminare Prisma, dove il giudice ha preso atto che ci sono state delle richieste di risarcimento danni da parte di piccoli azionisti. E il giudice ha disposto la citazione per l'udienza del 10 maggio. Quindi oggi 27 marzo, bisogna aspettare il 10 maggio per questa prima parte di richiesta danni. Poi quindi aspettiamoci il 10 maggio per i passaggi successivi. Quindi poi dopo ci saranno altri passaggi, ragazzi. Questo è quanto detto l'avvocato della Juventus Maurizio Bellacosa, lasciando Palazzo di Giustizia al termine della prima sessione dell'udienza preliminare del procedimento sui conti della società bianconera. Poi diceva, completata la fase della costituzione delle parti, si aprirà la fase delle eccezioni preliminari. La prima è quella della competenza territoriale, ovvero che la Juventus aveva chiesto che il processo sia fatto o a Milano, dove c'è la borsa, oppure se non sbaglio, mi sembra a Torino, dove ci sono i server sempre della borsa, perché l'Juventus, essendo quotata in borsa, vuole che il processo sia fatto dove la borsa ha luogo. Quindi ragazzi, il 10 maggio ci sarà soltanto la prima parte per vedere se questi piccoli azionisti che hanno chiesto i danni hanno ragione. Poi il 10 maggio si deciderà se spostare il processo dove è che sta Juventus, o a Milano o a Torino. Poi se danno ok si farà il processo là. Quindi ragazzi, si andrà avanti per mesi e mesi e mesi senza che si saprà niente, e io ho paura, ma ho anche spero anche che tutto questo processo vada avanti per tanto tempo e vada in prescrizione. Io ho, diciamo, paura, perché poi i soliti anti-juventini diranno: ecco, la Juventus, vedi, è stata assolta soltanto perché è stata prescritta, non perché aveva ragione. Sempre i soliti ladri. Ma io voglio ricordarvi che nel 2006 c'è stato un processo chiamato scusate, Calciopoli, dove, quando la Juventus poi è stata mandata in Serie B in una settimana, senza prendere conto, senza avere diritto alla difesa della Juventus, come sta succedendo adesso, anche per la inchiesta delle plusvalenze, non hanno tirato fuori nessuna intercettazione. Ma guarda caso, quando è andato in prescrizione, stranamente sono venute fuori delle intercettazioni che mettevano in cattività luce l'Inter, e l'Inter altro che Serie B, altro che Serie C, doveva essere peggio. Ma guarda caso, sono sparite le intercettazioni, e quindi dal 2006 l'Inter viene chiamata prescrittese e non più Inter. E quindi, se questo processo per noi andrà avanti per mesi e mesi e si arriverà a una prescrizione, io diciamo che da Juventino godo. Questa volta godo, perché poi se tutti fate questi processi e prima si è chiesta danni, poi vediamo se la competenza territoriale, e poi vediamo di qua, vediamo di là, andiamo avanti per mesi e mesi, si va in prescrizione e io godo. Solo che mi dà fastidio che questo processo venga falsato, ma non solo per la Juventus, ma anche per altre squadre, perché se la Juventus rimane meno 15, ci sono delle squadre che possono giocarsi da Champions. Poi, se i punti vengono ridati, quindi le squadre che erano terze e quarte devono rimacinare punti per arrivare in zona Champions.
Quindi è un campionato falsato sia per la Juve che per altre squadre, ragazzi. E poi per tutti quelli che dicevano Dybala è un, diciamo, cattivone perché vuole i soldi dalla Juventus, vi dico che al processo di oggi i legali di Dybala non erano presenti. Ok? Cosa vuol dire? Se ci sono le azioniste che richiedevano dei danni alla Juventus, è venuta fuori la notizia che anche Dybala, tramite il suo agente, voleva chiedere dei danni alla Juventus per la disparità di contratto tra quello che avesse avuto lui alla Juventus e quello che è a Torino. Quindi risarcimento danni di 50 milioni e passa. Ma guarda caso, oggi il suo legale non era presente. Ok? Quindi l'assenza del suo avvocato in aula lascia pensare che non intende ricorrere alla giustizia penale. Ok? Invece di fare presenti figurano la Consob, gli avvocati, come dicevo, della trentina di piccoli azionisti e di alcune associazioni, tra cui il Codacont e il SITI, Sindacato Italiano Tutela Investimenti. Ok? Quindi se l'agente di Dybala non era in aula, quella notizia è uscita fuori, mi sembra venerdì, martedì, non so quando è uscita la notizia, non ricordo. Io vi dicevo che era una bufala, vi dicevo che era una bufala. E questo qua fa pensare che veramente era una bufala. Quindi, ragazzi, che dire? Oggi c'è stata questa indagine preliminare, sapevamo che sarebbe stato rinviato un giudizio a data da destinarsi, e invece il 10 maggio, ma già si sapeva. Vedremo chi ne è che oggi aveva l'ultimo giorno di presentazione delle carte di cui diciamo di richiesta danni a Juventus penalità perché aveva l'ultimo giorno oggi delle carte che aveva da leggere. Vediamo cosa viene fuori, ma penso non venga fuori niente. Quindi ragazzi, che dire? Io ho detto che in settimana vi porto delle intercettazioni molto da parte degli interisti ai vari arbitri, presidente di arbitri, dove c'erano dei magheggi, perché loro diciamo che erano dei puliti, loro puliti. E anzi, ve li porterò in settimana. Mi resta che dire, fino alla fine, forza Juventus, mettete un like, commentate, condividete, iscrivetevi e attivate la campanella. E ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Ciao ciao!